Tribù Rossonera, buonasera, bentornata e bentornato a questo secondo e ultimo appuntamento della giornata e vi ringrazio di tutta questa voglia di sentire un mio video. Dice: ma Mario, stai bene? Perché non è uscito? Mi sono arrivati i messaggi. Ragazzi, cosa avete? La tribù dipendenza. Alcuni di voi, tranquilli, tranquilli. Vi avrei detto che sarebbe uscito, ma stavo preparando anche l'altro audio video del canale Saggezza Popolare, che tra l'altro ti invito a entrare perché l'argomento di oggi è davvero per tutti. Per tutti, nessuno escluso. Il mondo è fatto a scale, chi scende e chi le sale. Alti e bassi della vita, che sono una costante della nostra esistenza. E anche nel calcio lo vediamo col Milan, gli alti e bassi costanti. Tra l'altro, nelle notizie di stasera, che immagino soprattutto alcuni di voi già avranno sentito perlomeno parlarne, c'è una sorta di sliding doors, no? Cioè un giroporte, ma nello stesso tempo anche c'è chi sta salendo e chi sta scendendo dalla nave rossonera. E adesso andremo a vedere insieme di che cosa stiamo parlando. Mi raccomando, non ci dimentichiamo mai dei like. E poi, a fine video, se ti è piaciuto, se ancora non mi conosci, o se sei lì che mi stai osservando, stai vedendo, mi iscrivo, non mi iscrivo a sto canale, ci stai girando attorno. A fine video, se ti sei convinto o ti sei convinta, iscriviti anche al canale della Tribù Rossonera. E dunque, grande fonte di ispirazione è stata per me oggi questo audio dell'altro mio canale Saggezza Popolare, che comunque trovate il link in basso anche in descrizione per andarvi a iscrivere nell'altro mio canale che è per gente pensante, cioè grazie ai proverbi, ai detti nostri popolari, antichi, possiamo ragionare su situazioni della vita di tutti i giorni. Quindi fuori dalla tribù, fuori dal Milan c'è un mondo, fortunatamente, che non è fatto solo a sfera del pallone o a sfera terrestre, cioè c'è un mondo, ok? Allora, quali sono queste notizie? Allora, iniziamo da quella un po' più orecchiabile, cioè che è già entrata nelle orecchie di tanti di voi durante questo pomeriggio, dopo un annuncio dell'esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha confermato l'interesse per il centrocampista del Chelsea, Ruben Loftus-Cheek, da settimane ormai che si parla di questo interesse da parte del Milan, un profilo di centrocampo, tra l'altro con che in questo momento a Londra si sta facendo tipo Bakayoko con Ballotura in panchina alle briscolette, ed è un po' che è rintanato là nella panchina di Stamford Bridge. E dunque sembra che in questo grande parco giocatori che c'è in quel di Londra, sponda Chelsea, il nuovo proprietario del club inglese Todd Boehly ha condotto sessioni di mercato faraoniche e adesso si trova con un'emergenza proprio di sfoltire la rosa. E dunque Loftus-Cheek, nonostante sia un prodotto proprio puro del Chelsea, ha fatto tra l'altro tutta la trafila proprio nei Blues, è il primo proprio indiziato a lasciare Londra. Il Milan attualmente sembra, secondo appunto l'esperto di mercato, come ho detto prima, Fabrizio Romano, in pole position per farne uno della prossima rosa 2023-24, e sembra addirittura che questa trattativa stia davvero decollando e sia a buon punto. Il centrocampista inglese sembra essere proprio l'obiettivo numero uno del duo MM Maldini-Massara, che dovrebbe anche andare a coprire quella posizione che per i prossimi 6 mesi vedrà fuori per infortunio il nostro Ismaël Bennacer. La notizia che fa più piacere, che sottolinea l'esperto di mercato, fa capo proprio
al fatto che il giocatore è parecchio entusiasta proprio della possibilità di trasferirsi in rossonero e chissà che da qui a pochi giorni davvero non si possa entrare nel vivo della trattativa, per quanto già, come ho detto con Leao, fin quando non c'è nessuna ufficialità e nessun comunicato proprio che arrivi da casa Milan, onestamente la lascio come una notizia che sta trapelando. Ricordiamo che il giocatore è in scadenza nel 2024 con il Chelsea e potrebbe lasciarlo partire per un qualcosina che potrebbe andare al di sotto dei 25 milioni di euro. Ma la notizia davvero bomba che arriva qui, da dove vivo io, ebbene sì, dalla Spagna, riguarda il nostro Brahim Diaz. Ebbene, arriva proprio dalla penisola iberica una notizia importante che riguarderà il nostro trottolino amoroso du, che sappiamo è in prestito fino al 30 di giugno. Poi non si sa quello che succederà, anche perché adesso, dopo la mazzata che c'è stata in Champions League del Real Madrid 4-0 col Manchester City, c'è un fermento, io che vivo qua lo noto, in casa Merengues. Non è neanche detto che continui Carlo Ancelotti. È tutto aperto, tutti i fronti sono aperti. Però è ovvio che ci sono anche altre notizie, tipo i rumors su un'offerta da parte del Milan di 15-16 milioni di euro, ma nonostante questo, ripeto, sono rumors, non ci sono conferme, sono i soliti discorsi che ti lanciano i tweet, certi tipi di giornalisti per accaparrarsi visualizzazioni e ascolti. Non c'è nessuna conferma in questo momento da parte del club di Florentino Perez. Sappiamo bene che però Diaz nel Milan gode di una grande considerazione e potrebbe anche essere una buona scelta per il futuro, per rimanere anche in chiave rossonera. Però se vogliamo fare quel famoso salto in alto, io non vedrei come titolare in questo Milan un Brahim Diaz. Sicuramente ci vuole un qualcosa di più, ma nella rosa del Milan, in determinati momenti, gli ultimi 20 minuti, l'ultima mezz'ora, potrebbe diventare anche un elemento importante anche per cambiare magari certe dinamiche che in alcune partite abbiamo già visto possono anche risultare difficili da sbloccarsi. E dunque, secondo quanto rivelato da Radio Estadio su Onda Fero qui in Spagna, Brahim è ormai a un passo dal rinnovo con i Blancos. Mancano pochi dettagli finali prima che arrivino le firme e l'annuncio ufficiale. L'attuale contratto scade nel giugno 2025 e verrà prolungato di altri anni. E dunque il giornalista Alberto Pereira dice: "Ya hemos contado varias veces en Onda Cero que el plan Brahim se activa cuando Marco Asensio parece que no va a seguir. De los cuatro que faltan por renovar, ojo que igual no sigue ninguno. Nacho, mil dudas. Mariano, adiós. Asensio y Dani, cada vez que más lejos. Brahim, renovar y venir." Tradotto: abbiamo raccontato già diverse volte qui su Onda Zero che il piano Brahim si attiva quando Marco Asensio sembra che non continuerà. Dei quattro che mancano per rinnovare, occhio che potrebbe anche non continuare nessuno nel Real Madrid. Nacho, ci sono mille dubbi, dice, mil dudas. Mariano, adios. Mariano Diaz, ciao. Asensio e Dani, cada vez más lejos, cioè ogni volta, cioè sempre più lontani. Más lejos significa più lontani, quindi Asensio e Dani. Ebrahim, renovar y venir, cioè rinnovare e venire, quindi tornare alla casa madre del Real Madrid. Il giornalista dunque spiega che è deciso il Real Madrid ad attivare questo piano. Sappiamo che c'è fermento in questo momento in casa Real. Diaz sarebbe Brahim pronto a rinnovare questo
contratto e tornare ad essere a tutti gli effetti un giocatore del Real Madrid, di cui tra l'altro è anche un grande tifoso. Bisogna anche dire le cose come stanno, per quanto in questi 2 anni al Milan ha dimostrato senso di appartenenza con il Milan, ha sentito questi colori dentro e sempre gli sarò riconoscente per quello che ha fatto, visto che è stato uno anche della rosa che ci ha portato al 19° titolo nazionale. Come ruolo prenderebbe proprio quello di quel famoso Asensio, che tanto si parlava anche nell'altra sessione di mercato, che poteva diventare un giocatore del Milan, e invece così non è stato. Sulla fascia destra, in un possibile 4-3-3, che è un modulo proprio ormai adatto alle sue caratteristiche. Ovviamente sono notizie che io riporto, quindi non mi sto inventando niente, come sempre io vi riporto anche le fonti, non sono come tanti giornalisti che pensano di essere coloro che sanno, dicono il contatto di quello, c'ha il microchip a casa Milan, a casa Real, in Viale della Liberazione Inter, che sanno tutto quanto, c'è l'amico dell'amico, il portinaio, il concierge che hanno sentito, il cameriere che origliava. No. Cioè, qua io vi riporto le fonti e poi, ovviamente, se queste cose non dovessero essere vere, ritorniamo alla fonte e gli diciamo che è, come sempre, io dico nel mainstream dei grandi cazzari, se non fosse vero. Quindi io vi lascio qua, così come vi invito un'altra volta a entrare nell'altro mio canale, Saggezza Popolare, perché oggi davvero. Su tutti gli episodi, che siamo arrivati al 7° episodio di questo nuovo canale creato 1 mese fa, quindi cerchiamo di alzare anche le iscrizioni, ragazzi. Cerchiamo di arrivare il prima possibile a 1000. Adesso sono 236. Io capisco che nel calcio il 90% sono pecore ignoranti che non capiscono un cazzo, però quell'altro 10% di gente intelligente, fate in modo che anche utilizziate questo vostro cervelletto per ragionare su altri aspetti della vita. In più, chi è abbonato al canale avrà da oggi in poi, dalla prossima settimana, inizierò con 2/3 nuovi audio, saranno audio video stile Saggezza Popolare, per discutere su notizie di attualità, su pensieri, cose in generale, per tastare il terreno proprio di coloro che mi seguono nella tribù. Quindi c'è un gruppo privato di Telegram solo per abbonati anche al canale, che tra l'altro hanno anche la possibilità di partecipare in live qui con me 1/2 volte al mese, presenti qui con me per discutere ovviamente di calcio e di Milan. Quindi anche per chi è abbonato ovviamente ci sono dei privilegi, come è giusto che sia. E dunque, da soli 0,99 in poi, sai già che farai parte di questa grande nave di coloro che sostengono il mio lavoro quotidiano. Perché fare lo youtuber, ragazzi, ci sono due strade. La strada di colui che è come i giornalisti che ogni 3 ore vi raccontano la rava e la fava per avere visualizzazioni e non vi cagano di striscio. Voi andate a vedere nei grandi canali di giornalisti o youtuber, non c'è nessuno che vi risponde perché non vi cagano proprio. Quello che vogliono è semplicemente visualizzazioni per un loro proprio interesse. Poi ci sono un'altra scala di youtuber che sono quelli che hanno dei limiti ovviamente nel tenere una costanza, quindi gli unici video che fanno saranno 3-4 a settimana quando ci sono i live reaction. E poi ci sono degli youtuber, come nel mio caso, che è un caso unico, più unico che raro, che a parte fare sempre almeno 2 video al giorno o anche con live, con dirette, a volte sono anche 3, dipende dalle giornate, in più con l'altro canale Saggezza Popolare. Ovviamente sono uno di quelli che anche ai più cagacazzo risponde nei messaggi in tante occasioni, perché cerco di mantenere un dialogo anche con chi la pensa diversamente da me. Ovviamente se tu entri senza rispetto a casa mia, qui nel mio canale, vieni automaticamente bannato. Ma è ovvio, cioè tu non sei iscritto, non sei abbonato e pretendi che io ti dia ascolto? O no? Cioè, man mano che cresce la tribù, bisogna fare anche delle scremature. Ovviamente chi è più vicino al mio pensiero avrà anche più sostegno da parte mia e più attenzione da parte mia nei messaggi e nella relazione privata. Gli altri che vengono semplicemente perché devono fare detrattori, devono venire a dire le loro stronzate, anche di altre squadre, tutto quanto così, con il tempo
l'indifferenza farà il suo corso, ok? Ti auguro una buona serata, che immagino stasera molti di voi passeranno guardandosi Siviglia-Juve, Bayer Leverkusen-Roma, la Fiorentina a Basilea. In bocca al lupo ovviamente a tutti i tifosi di queste squadre questa sera. Noi ci rivediamo domani mattina per un nuovo appuntamento. Buona serata e sempre Forza Milan, ovunque e comunque. Ciao!